Cuori Nerazzurri, un saluto a Roberto Scarpini. Siete collegati con lo stadio Meazza, dove sono già pronte in campo per i 90 minuti Inter e Parma. Sono un po' lenti nella manovra, parte con un dribbling, palla permanente, attenzione, ancora Ibra, carica a sinistro il tiro, Bucci, prima azione dei ragazzi. Va a farla veloce con Ibra, attaccato da Zenoni, cerca di girarsi Ibra, attenzione che arriva al raddoppio l'uomo e allora se ne va, attenzione, se ne va, vede la porta, il suo tiro, ripallato, calcio d'angolo. Dalla bandierina Jimenez, forza ragazzi, palla dentro, vanno a vuoto tutti, Cambiasso, controlla, tiro, gol, il Cucciu, poker del Cucciu, quarto gol in campionato dei Cambiasso, terzo gol consecutivo, gran gol di Cambiasso, non può alla mezz'ora sbagliare, è il gol dell'1-0, ancora una volta Esteban Cucciu Cambiasso, palla ben giocata per Manish, carica il destro, il suo destro, è parato centralmente da Luca Bucci, aggancia arma letale, punta l'avversario Zenoni, cerca di andare dentro, attenzione Crespo, parte con il destro, finta, controfinta, e va a fare un colpo dei suoi, attenzione pericolo, il Parma può andare al tiro, il gol, il pareggio di Cigarini, una distrazione collettiva porta Cigarini a presentarsi solo a un passo dentro l'area. Maxwell cerca di trovare il varco per il cross chiuso e allora deve tornarsene centralmente scambiando con Manish, attaccato, parte in dribbling, scambia con Jimenez, si muove bene, vede la porta, il suo destro è a lato, scattano in contropiede, 4 contro 2, pericolissimo Reginaldo, attenzione Pisano solo, Reginaldo salta un uomo, attenzione, arriva Matrix, grande entrata di Materazzi che allunga come tiramolla le gambe, sovrappone Maxwell sulla sua sinistra, si accentra, palla buona per Cruz, attenzione, può andare il suo rasoterra e centrale parato da Bucci. 1-1 il parziale al Meazza dopo 65 minuti di gioco, il colpo di testa di Couto, palo, salva sulla linea Cesar, poi il tiro alto, tentano il tiro direttamente Giulio Cesar e la palla va in gol. La palla va in gol, tira direttamente in porta Gasparroni e beffa Giulio Cesar. Palla fuori, Cesar, il cross, secondo palo, Jimenez la controlla con il petto, contro cross, Cambiasso, parata di Bucci in calcio d'angolo. Parte la traiettoria, palla dentro, mischia, Cambiasso fuori gioco, annullato il gol del Cucciu. Virà, palla morbida dentro l'area, la testa di Morrone, ancora Virà, protegge questo pallone e mette in movimento Ibra, siamo al limite, Jimenez cerca di andare in uscita, Bucci, Ibra, con la mano, Couto, è calcio di rigore. C'è il calcio di rigore con Ibra, la rincorsa, il tiro, gol, Ibra, 2-2, forza ragazzi. Trasforma spiazzando Bucci, attenzione Julio, è chiuso, due uomini su di lui, cerca di andare, finta contro finta, palla dentro, Ibra, controllo, tira, gol, finisce, l'Inter batte il Parma 3-2. Cuori Nerazzurri, una buona mattinata, cosa si dice alle 12.30? Buongiorno, un buongiorno da Roberto Scarpini, siete collegati con lo stadio Giuseppe Meazza per l'anticipo della domenica, quello delle 12.30 appunto, contro il Parma, parte con un'azione personale in slalom, allarga sulla destra per il cross al centro, Crespo, gol di Crespo! Incredibile, Parma in vantaggio dopo 4 minuti, il cross dalla fondo di destra di Angelo, con un po' di difficoltà prova a far gestire questo pallone da Candreva, Materazzi lo recupera, cerca in avanti Snyder, palla messa giù, controlla con il petto, scarica su Dechi, Dechi per Bebiani, fronte di destra, uno contro uno con Antonelli, compagni l'anno scorso di squadra Parma, Dechi carica il destro dal limite, il tiro, gol, la fiammata del drago, al 18, il tiro, c'è una deviazione di un giocatore del Parma che spiazza nettamente Mirante.
ma nella sostanza conta che l'Inter torna in parità per il primo gol di Deki Stankovic. Vediamolo il tiro, e sì, è il corpo di Lucarelli. Attenzione Bebeni, contropiede dell'Inter, c'è Schneider al centro, Bebeni prova ad andare al tiro, chiuso, fuori, Deki, tiro, e gol, 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 e allora il Dragone è due, l'assist di Tejeve in un minuto, doppietta di Deki, 2-1. Stankovic, parte la traiettoria di Wesley, palla dentro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, il Cucciu, il Cucciu, il Cucciu, il Cucciu, 3-1, 3-1, il gol di Cambiasso, seconda palla, il colpo di testa di Biabiani che l'allunga, seconda palla, arriva Cambiasso, scelta di tempo perfetta, è come un bilama l'Inter, tac tac, festa grande a minuto 23. Prova Candreva l'azione personale, forse cerca il tiro, no, appoggia fuori per Antonelli, Antonelli chiama il dai e vai a Candreva, palla al limite per Gobbi, allontana la difesa, un rimpallo, Crespo il tiro e il gol del 3-2. Raddoppia il Parma il proprio bottino con il secondo gol personale di Hernan Crespo, c'è il cross del brasiliano, palla dentro, Crespo la schiaccia, Castellazzi in corner, pericolo ancora una volta, tutto solo dentro l'area di rigore, al minuto 38 il colpo di testa di Crespo, la parata di Castellazzi in corsa di Wesley, palla dentro morbida, la testa, attenzione Cambiasso, oia, classico colpo alla Cucciu, Stankovic scambia con Pandev, arriva al limite, carica il destro, Semi fa il gol qua, che spettacolo d'azione con un tiro teso. Antonelli prova ad andare all'uno contro uno con Biabini e Natalino, palla dentro per Giovinco, pericolo, attenzione, ancora Antonelli, il cross, attenzione Angelo, solo, il suo tiro, palo! Parte la traiettoria, secondo palo, Materazzi, lob, colpo di testa, Thiago Motta, gol, e 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 gol, Thiagone! E allora sì, e allora sì! E allora sì! E allora sì, Thiago Motta 4-2 al minuto 26. E allora ci proviamo con Pandev, sovrappone anche Natalino. Attenzione Gogo Goran, attenzione Gogo Goran. Arriva al limite dell'area, palla per Thiago Motta, può caricare il sinistro, allarga per Wesley. Wesley uno contro uno, è chiuso. Cerca il filtrante, Deki, entra in area, Deki, è gol, 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 il Dragone, il Dragone, il Dragone, triplone del Dragone, il triplone del Dragone, e sono 5. Vede Pandev, attenzione, palla dentro, Thiago Motta, mischia, Goran, ma no, a porta vuota la mette fuori Goran. Dai, 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 va bene. Inter batte Parma 5-2.